Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Un appuntamento quotidiano o quasi dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. Oggi è venerdì 27 marzo 2020, quinto giorno della tredicesima settimana, 87° giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.936. Alle 12.19 la nostra stella è passata al meridiano, mentre alle 18.36 si adagerà dietro l'orizzonte dopo aver trascorso con noi ben 12 ore e 32 minuti. Le giornate si stanno allungando a passo spedito. La luna crescente è passata al meridiano alle 14.35, illuminata al 9%. E proprio questa piccola falce di luna in questi giorni si sta avvicinando a Venere. Dopo i soliti tre quarti d'ora dal tramonto, quando i bagliori del sole iniziano a lasciare spazio alle tenebre, la nostra sberluccicante Venere inizia a intravedersi e a farci compagnia verso ovest. Come oramai saprete, se seguite questo canale, lei è l'astro più brillante del cielo di questo periodo. Ancora per pochi giorni si trova nella costellazione dell'Ariete e stasera, a circa 10 gradi, cioè la distanza coperta da un pugno chiuso a braccio teso, c'è una crescente falce di luna. Domani sera saranno ancora più vicine. Non perdetevi questo spettacolo del cielo, iscrivetevi al canale. Alle 20.15 le tenebre avranno sconfitto definitivamente la luce. Inizia così la notte. La Luna rimarrà in nostra compagnia ancora per un'oretta, fino alle 21.39, quando tramonterà. In questo periodo dell'anno, verso mezzanotte, l'Orsa Maggiore si staglia in cielo alla massima altezza, è quasi prossima allo zenith, cioè alla verticale. È il momento propizio per osservarla, ad occhio nudo, con un binocolo o con un telescopio. L'abbiamo già incontrata in alcuni video precedenti, ma nei prossimi giorni ne parleremo più approfonditamente, perché è una costellazione nota a molti, facile da trovare, ma soprattutto è utile per iniziare a orientarsi in cielo. Prima di tutto, il nome della costellazione è Orsa Maggiore e non Grande Carro. L'Orsa Maggiore, come tutte le altre costellazioni, intese nel senso moderno dell'astronomia, è una regione di cielo definita da confini ben precisi, le linee rosse che vedete indicate nelle immagini. Invece, i raggruppamenti di stelle sono detti asterismi, che possono essere fatti utilizzando stelle di una stessa costellazione, come il Grande Carro o la stilizzazione dell'Orsa Maggiore, oppure possono essere ottenuti usando stelle di diverse costellazioni, come per esempio l'esagono invernale e il triangolo invernale. Agli asterismi poi spesso corrispondono raffigurazioni mitologiche e non. Costellazioni, asterismi e raffigurazioni sono cose arbitrarie. Spesso cambiano da popolazione a popolazione e mutano nel corso del tempo a causa dell'evoluzione culturale della società. Risultano comunque utili anche oggi per orientarsi in mezzo a questo marasma di stelle. Ma torniamo alla nostra Orsa Maggiore, che è una costellazione molto ampia e interessante. Oggi ne daremo solo un rapido sguardo introduttivo e molto generale. Il Grande Carro corrisponde al lombo e alla coda dell'orsa. I suoi estremi sono la stella Alcaid, che ne sancisce l'estremità della coda, e Dubè, che invece indica la schiena dell'animale. Le stelle del carro sono facili da identificare anche in città perché sono molto brillanti, mentre le altre stelle dell'orsa che vedremo adesso richiedono cieli limpidi e poco luminosi. A destra del carro ci sono il torace e la testa dell'animale, e la stella di nome Mushida ne rappresenta il muso. Sotto il muso si trova uno dei due arti anteriori e le due stelle che formano la zampa si chiamano Talita Borealis e Talita Australis. Sotto il tronco dell'orsa possiamo vedere due coppie di stelle rappresentanti le due zampe posteriori, i cui nomi sono Tania Borealis e Tania Australis e Alula Borealis e Alula Australis. Per gli arabi antichi, le tre coppie di stelle delle zampe dell'orsa rappresentavano il salto della gazzella. Per oggi basta, abbiamo preso un po' di confidenza con la forma di questa famosissima costellazione e abbiamo fatto conoscenza con alcune delle sue stelle. Nei prossimi video ne vedremo altre. Domani, sabato 28 marzo, alle 4.22, la luce del nostro sole inizierà a infiltrarsi tra le oscure tenebre, portandosi dietro un nuovo giorno. Tre quarti d'ora prima dell'alba, guardando verso nord-ovest, vediamo la nostra cara e bella Orsa Maggiore, che piano piano si avvicina all'orizzonte.
senza tramontare, almeno alle nostre latitudini. Volgendo lo sguardo a sud-est, incontriamo il trio planetario, ormai famoso a chi segue questo canale. Giove è il più brillante dei tre astri, Marte è in mezzo al terzetto e giorno dopo giorno è sempre più vicino a Saturno. Il Sole sorgerà alle 6 e 2 minuti e due ore dopo, alle 8 e 7 minuti, lo seguirà la Luna. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.